costante può abbattersi su ciascuno di noi, dei momenti difficili, momenti che vorrebbe creare paura, potrebbe mettere scompiglio nella nostra vita, timore, preoccupazione, confusione. Noi come figlioli di Dio possiamo veramente credere che il Signore è sovrano sulla nostra vita. È umano a volte affrontare le situazioni con le nostre qualità, le nostre capacità, con le nostre forze, ma questa mattina noi vogliamo ribadire quanto importante un principio biblico è, che ci viene trasmesso dalla parola del Signore. Gesù disse: senza di me non potete fare nulla. Ma questa mattina, al di là di ogni altra cosa, pur ringraziando il Signore per queste cose, vogliamo trovare la via maestra che possa preservare i nostri cuori da paura, da timore, da sconforto, da scoraggiamento. Fratelli e sorelle, questo canestro questa mattina ci parla proprio di Cristo Gesù, il nostro Signore. Cristo Gesù è morto sulla croce per donarci liberazione. Cristo Gesù è morto sulla croce per toglierci ogni paura. Cristo Gesù è morto sulla croce perché questa mattina vuole ricordare ciascuno di noi che se troviamo in Lui il nostro rifugio, male alcuno non ci avverrà, o piaga alcuna non si accosterà alla nostra vita. Fratelli e sorelle, vogliamo ringraziare il Signore questa mattina per l'opportunità che ci dà di stare insieme e condividere questo pensiero, unirci per fede intorno alle promesse del Signore, sapendo che Lui si può prendere cura e cura di noi. Per quanti desiderano, per quanti hanno a cuore non lasciarsi sopraffare dalle difficoltà della vita, ecco che il Signore ci aiuta. È importante anche in questo momento la collaborazione. Possa il Signore veramente in questi tempi creare quella collaborazione in ognuno di noi, quella stima, quell'incoraggiamento per poter andare avanti, fratelli e sorelle, perché è importante. E Dio ci chiama ad essere uniti proprio in questo tempo, perché noi non ci scoraggiamo, perché non siamo presi da paura, non perché siamo incoscienti, ma perché sappiamo che il nostro Dio governa le cose e che qualunque cosa Lui permette, lo permette per il nostro bene. E qualunque cosa accada, noi abbiamo fiducia nel Signore, che Lui ci tira fuori da ogni da ogni problema. In questo tempo abbiamo l'opportunità di tornare a riscoprire tanti momenti della vita cristiana, non solo quelli vissuti in chiesa dove tutto è più facile, ma riscoprire quei momenti della vita cristiana nella nostra casa, nella nostra famiglia, insieme ai nostri cari,